L'esercizio fisico costituisce il 90% di un'arte marziale. Per sprigionare il massimo del proprio potenziale è necessario avere come obiettivo la salute. Si è già detto nei video precedenti che lo studio delle arti marziali avviene per gradi. Il primo passo di questo percorso formativo è costituito dalle tecniche di base, che devono essere svolte singolarmente fino allo sfinimento. La seconda fase di questo percorso è invece costituita dalla combinazione o successione delle tecniche di base. La terza fase invece preannuncia lo studio delle tecniche da una posizione di guardia a vuoto, ad esempio l'esercizio dello shadow boxing. Si tratta di una simulazione di combattimento con un avversario immaginario. Poi diviene il momento di provare queste tecniche con un compagno d'allenamento, sia per quanto riguarda le fasi di attacco che di difesa. L'ultima parte di questo percorso è invece lo sparring partner, in cui ci si confronta liberamente con un avversario senza uno schema prefissato. Dopodiché c'è solamente la vita vera, momento fondamentale in cui si deve far uso di ciò che si è appreso per rendere il mondo un posto migliore. La posizione di guardia è la configurazione più naturale del corpo, da cui dare avvio alle tecniche. Questo perché le tecniche devono essere sempre eseguite a partire da una posizione solida sul terreno. Ma questo non significa restare immobili. Occorre seguire il precetto di cedevolezza e non resistenza. Un atleta marziale deve potersi muovere, spostarsi, adattarsi. Tra due combattenti la distanza varia continuamente, poiché entrambi cercano di trovare la posizione più vantaggiosa. Un abile combattente infatti non resta mai a lungo nello stesso posto. Si muove senza sosta per confondere l'avversario, in modo da rendergli arduo misurare le distanze. Un bersaglio mobile, pieno afferrabile, difficile da raggiungere. Inoltre, essendo in movimento, potrà scattare più velocemente che da una posizione statica. È fondamentale stare al di là della portata del pugno dell'avversario, quanto basta per evitare le tecniche, ma allo stesso tempo non troppo da esserne lontani, in modo da poter facilmente controattaccare. La distanza non dipende solamente dalla propria rapidità, agilità e dalla propria corporatura, altezza, lunghezza delle braccia e delle gambe, ma soprattutto da quelle del proprio nemico. È fondamentale potersi basare sulla destrezza dei propri movimenti e sulle strategie di gambe di chi si ha di fronte quando si combatte. L'attacco e la difesa possono basarsi sullo schema con cui il rivale avanza e indietreggia. Una volta che si è compreso il suo schema, adattandosi ad esso, spingendo in fase di avanzamento o tirandosi indietro e ritirata, significa quindi intuire quando dare avvio all'offensiva, individuando angoli scoperti per penetrare lo scudo avversario e quando eventualmente difendersi.
In ogni caso, ci si basa sul principio del il guerriero agisce, lo stolto reagisce. Si ricorda quindi che in qualunque azione è necessario avere padronanza di sé e controllo della situazione. Questo implica che bisogna mantenere una presa salda sugli avvenimenti, tenere la situazione sotto controllo prima che sfugga di mano e porre un freno alle cose quando si infiamma. La prima e unica scelta invece che ciascuno di noi dovrebbe fare nel corso della propria vita fa fede al principio di non resistenza, ovvero rifiutandosi di combattere, fermando quindi le cose prima che possano avvenire, scegliendo di coltivare la pace e l'ordine per sconfiggere il caos. Chi non resiste è fin dall'inizio il vincitore. Coloro che hanno intenzioni malvagie o pensieri malevoli vengono immediatamente sconfitti. Thank you.